A Bosco Tre Case e poi tenimma a spazzatura, a spazzatura degli altri, non differenziamo, che non fanno la differenziamo. E paghiamo il 30%, ma pure un mese, hai da capire? E non ci sapevo nemmeno che portano i ricami, che cosa portano? Ma avete visto tutti questi gabbiani che poi vengono davanti alle nostre porte? Ma si mangiano i cani, avete una cosa, hai da capire? È una cosa fuori del normale. E io da domani una faccia differenziata. Ma gli avrei, chi è che mi dice? No, è tremenda, ci fa male la gola dalla puzza. Quattro volte al giorno, noi dobbiamo la puzza. In questo territorio come fate a vivere? E chi di dovere li ha letto questi rapporti di servizio? Questi rapporti di servizio non sono stati mai fatti. E saranno fatti, perché non hanno preso provvedimenti che si è arrivato a questo punto? Allora bisogna chiedersi perché, non ce la facciamo no, più. Perché il popolo si è ribellato proprio adesso e non prima. No, perché si sta ribellando il popolo adesso. Allora hanno fatto ieri, è venuto Rai 2 e il sacerdote di Bosco Tre Case non ha voluto commentare niente, ma lui sta con noi o contro di noi? Allora, se loro ci volevano mandare via perché subito doveva scoppiare, ci avevano dato già, e ci avevano già dato, come si dice, il piano di emergenza, avevano attuato, ognuno di noi aveva già la sede dove andare. Allora ce ne facessimo, però ci andare alla casa, il lavoro, e noi ci andiamo qua, perché non ce ne è mandato un sub che è esploso, però ci hanno pensato lo sì, Stato, ma lo Stato ci ha pensato a mandarci tutti. Chi comanda ha sbagliato tutto, non stanno all'altezza di comandare, non è compito loro. È stato uno sciopero della fame per dire no all'apertura di una seconda discarica all'interno di un parco nazionale, di un'area protetta, il Parco Nazionale del Vesuvio, che sarà per le sue dimensioni, parliamo di una cava di una capacità di 14 milioni di tonnellate di rifiuti. Si scopre attraverso un articolo del Mattino che tutto questo disagio che la popolazione stava subendo in maniera forte dovrà essere subito per i prossimi 20 anni. La protesta ovviamente nei primi tempi è stata forte, è stata non gestibile perché poi si è andato un po' diciamo allo sbaraglio e ha prodotto degli atti di violenza abbastanza forti che noi condanniamo. In primis chi verrà colpito da questa cosa sarà il settore della ristorazione. Il Vesuvio è famoso per avere sulle sue pendici decine e decine di ristoranti che danno occupazione ad almeno 600-700 persone. Cioè, avremo un problema in agricoltura. Già oggi la produzione dell'Lacrima Christi del Vesuvio, un vino famoso praticamente in tutto il mondo, è fortemente penalizzata perché i nostri agricoltori non vogliono più raccogliere i frutti della terra in quanto il loro prezzo è talmente irrisorio che non riescono a coprire nemmeno le spese della raccolta, quindi è un altro settore che sta andando in frantumi. Avremo questi problemi per il turismo. Ebbene, tutto ciò rimarrà probabilmente un sogno perché ci verranno svessate talmente tante buste di immondizia, una quantità talmente abnorme che la gente sarà costretta a scappare alla fine, quindi il nostro destino è quello di diventare un paese dormitorio. Vedi come ti aiuto, guarda! Ma non abbiamo niente, vogliamo essere aiutati, non vogliamo la vogliamo il nostro diritto, l'ossigeno di vivere, vogliamo l'ossigeno.